Paola Caruso è entusiasta e pronta a iniziare una nuova fase della sua vita. Come raccontato nella puntata di Verissimo, andata in onda ieri domenica 27 ottobre 2000, infatti, l'ex Bonas di Avanti Un Altro convolerà a nozze. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5, la showgirl calabrese ha spiegato che si sposerà nell'estate del 2025 con il fidanzato Gianmarco, svelando tutti i retroscena della loro storia, o quasi. Stando alle parole dell'ex compagna del promesso sposo, infatti, Paola Caruso non avrebbe raccontato tutta la verità. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli. Paola Caruso, l'ira dell'ex del futuro marito. Ospite di Silvia Toffanina Verissimo, Paola Caruso ha annunciato che convolerà a nozze nell'estate del 2025 con il fidanzato Gianmarco. L'ex Bonas di Avanti Un Altro e naufraga dell'Isola dei Famosi ha raccontato appassionatamente la sua storia d'amore che verrà coronata dal matrimonio il 10 luglio del prossimo anno. Simona, l'ex compagna di Gianmarco, ha tuttavia commentato duramente la vicenda, accusando la showgirl di non avere detto la verità sui retroscena della loro conoscenza. Con i bimbi in hotel c'ero pure io a Monte Carlo. Dillo che vi siete scambiati i numeri in hotel, mentre c'ero anche io con mio figlio, ha spiegato Simona, tuonando sui social, insinuando che Paola Caruso e il suo ex compagno si sarebbero iniziati a frequentare alle sue spalle, all'insaputa sua e del figlio. Volevo chiarire un po' di cose, perché giustamente non si capisce. La verità non la dicono per comodità, ma le cose non sono andate proprio così, perché quel capodanno a Monte Carlo c'ero anche io. Solo che mi stavo allenando in palestra e loro si sono scambiati i numeri di telefono. Lei di me sapeva e sapeva anche che io ero lì, no? Ma la cosa grave è che la storia con il mio ex...